Ciao e bentornati su Paglia. Oggi andremo a parlare dei fiori che sono stati introdotti in una precedente patch. Dunque, per ottenere questi fiori e tanti altri tipi di fiori che vedete qui dietro alle mie spalle, ma ce ne sono veramente tanti, dobbiamo dedicarci alla raccolta degli insetti. Ora vediamo più nello specifico come iniziare e come fare. Allora, ragazzi, prepariamo i saccocci per andare a catturare gli insetti e facciamo questi qui, le bombe fumogene normali. Bomba fumogena normale ci darà 20 sacchettini e per farla ci servirà l'argilla e infine il giglio goccia di sole, che le trovate in giro, abbiamo già visto dove trovarli. Se non sapete dove trovare questi ingredienti, consultate la mia playlist del canale. Sotto la voce paglia trovate tutti i video che sono andata a fare. Quindi facciamone un po'. Ok, abbiamo 40 bombe fumogene, quindi siamo a posto per il momento e ora andiamo a cercare gli insetti. Allora iniziamo la ricerca degli insetti. Eccone uno qua. Allora, non sempre ci daranno i semi, quindi un po' random. Ecco, anche le farfalle, queste qui blu, vanno bene. Niente. Ragazzi, già che siamo in questa zona e ci sono questi fiori, li andiamo a raccogliere perché tanto ci serve per fare poi altri saccocci. Quindi uniamo le forze e facciamo il doppio lavoro. Ecco ancora un'altra farfalla. Oh, finalmente la fiore di gardenia. Ora, ragazzi, vi farò vedere in questo schema l'associazione degli insetti con i semi, in modo che se volete poi prendere più tipi di un determinato fiore, sapete quali insetti andare a cacciare. Fatto questo, adesso io andrò a raccogliere un po' di semi. Una volta fatto, possiamo andare a parlare con Auni. Aprendo il suo negozio qui in oggetti, vedete che lui vende direttamente i fiori, però questi fiori vengono venduti in cambio di bug catching medals, ossia le medaglie che andiamo ad acquisire man mano che portiamo sulla skill della raccolta degli insetti. Però noi adesso andiamo anche a consegnare tutti gli insetti che abbiamo fatto, tanto non ci servono nulla, almeno uno per aumentare l'amicizia con lui. Allora, clicchiamo qui e gli andiamo a dare una farfalla. Ok, a questo punto torniamo a casa nostra perché dobbiamo andare a coltivare i semi che abbiamo appena fatto. Allora, vedete che qui ho già cominciato a mettere un po' di fiori, poi vanno innaffiati questi fiori. Qui metteremo altri perché abbiamo preso due gardenie, quindi li mettiamo in barra e clicchiamo su qui. Vedete che esce fuori il reticolo e dobbiamo andarli a posizionare. Ne abbiamo due, quindi mettiamo un secondo. Clicchiamo col sinistro e lo andiamo a mettere, ma mettiamolo anche qua a fianco, dai. Ok, con questo metodo di piantare i fiori possiamo dar vita a un vero e proprio garden. Ovviamente ne dobbiamo avere tanti. Ho visto tantissimi streamer o video dove comunque fanno le case molto belle, molto decorate,
soprattutto il giardino, con dei fiori. Quindi anche voi magari state facendo lo stesso lavoro. Se volete inviarmi delle foto della vostra nuova casa con questa nuova patch più il vostro giardino, farò magari un video dedicato proprio alle foto che mi avete inviato. L'indirizzo della mail, lo trovate nelle informazioni. Dunque, adesso dobbiamo andare a innaffiare i nostri fiori, quindi andiamo a prendere l'acqua qua, anche se già magari ne avevo un po', tanto va sempre un po' riempito questo annaffiatoio, e andiamo poi a versarla e dobbiamo andare a innaffiare. Ah, ci vorrà un po' di tempo ovviamente per far sbocciare i nostri fiori, però la procedura è questa. Una volta che i nostri fiori poi saranno maturati, ci daranno per ogni fiore un altro seme e così via. Così possiamo avere sempre semi nuovi e mettere fiori nuovi. Grazie per la visione. Se avete domande o delle problematiche, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ringrazio ancora per la visione. Un forte abbraccio e mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video. Ciao!